per impedire un governo Renzi-Berlusconi, per non consegnare o alla destra o ai 5 Stelle il paese, non c'è che da votare Liberi e Uguali, un voto che è un argine alla destra e ai populismi, un voto che crea il futuro della sinistra e del centro-sinistra in Italia. E noi il 5 marzo incominceremo a costruire anche il partito della sinistra. Ma possono esserci punti di incontro tra il Movimento 5 Stelle e Liberi Uguali? Allora, il Movimento 5 Stelle ha dei temi che sono assolutamente incompatibili con quelli di Liberi Uguali, come quello dell'immigrazione, quello dell'Europa, l'euro, sui diritti civili, e quindi non si possono trovare delle coincidenze, dei punti di contatto.